Una mostra interamente dedicata al dio del calcio, Diego Armando Maradona. La realizzazione è opera della neonata associazione Napoli Club Pescara Gennaro Montuori Palumella. Promotori di questa iniziativa Vittorio Russo, Roberto Russo, Alessia Scianni e Giuseppe Nappi, accomunati tutti dalla passione per il Napoli Calcio. L'evento, che si terrà nel prossimo mese di giugno presso il Castello di Nocciano, è stato presentato nella Sala Figlia di Iorio della provincia adriatica alla presenza proprio dell'ex capo storico del comando Ultra Curva B, che per l'occasione ha portato un breve ricordo del Pibe de Oro, che proprio a Pescara segnò uno dei gol più incredibili della sua carriera. Chi ha vissuto Maradona sa chi era, come uomo e come calciatore. A volte puoi sembrare impopolare, ma Diego era più grande come uomo che come calciatore. È normale che una persona che durante una giornata può avere a che fare con 50-60 persone, lo si dimostra scientificamente, e ha a che fare con migliaia di persone una giornata, non è possibile, fisicamente devi cadere per forza. Diego ha fatto delle cose molto belle, in beneficenza, e tutto quello che regalava e nessuno conosce niente. Non come oggi i giocatori vanno prima sui giornali. I media sanno prima di tutti quello che devono fare già gli altri, perché è tutto programmato. Diego non ha mai programmato, l'ha fatto e basta. La rassegna, composta da circa 150 foto, ripercorrerà i 7 anni dell'ex campione del mondo argentino con la casacca azzurra del Napoli, oltre a tantissimi inediti sulla vita privata di Diego, fatta di tanta beneficenza per i più bisognosi, come nel gennaio 1985, quando il campione, su invito del compagno Puzzone, ma contro la volontà del presidente del Napoli e pagando di tasca sua l'assicurazione, portò la squadra sul campo dei dilettanti per raccogliere fondi da destinare a un bambino malato. All'interno dell'evento, che vedrà come ospiti d'onore, oltre a Gennaro Montuori, personaggi del calibro di Antonio Carannante e dell'ex direttore sportivo Gigi Pavarese, ci sarà il ricordo dell'indimenticato Bruno Pace.